Catanzano Ionico si prepara al voto, un appuntamento importante per la cittadina ionica che nel corso degli ultimi anni ha vissuto momenti particolarmente difficili e complicati dal punto di vista amministrativo. Chi sarà il nuovo sindaco di Scanzano Ionico che tornerà ad occupare gli uffici del municipio? Tra i candidati a sindaco per questa tornata elettorale che si svolgerà il 14 e il 15 maggio. Siamo andati a Scanzano per conoscere il programma del candidato sindaco Pasquale Cariello per la lista Scanzano Rinasce. La candidatura mia nasce per ridare alla mia comunità tutte le soddisfazioni che ho avuto in questo percorso politico. Nasce ovviamente dalle tante criticità che ha questa comunità, bisogna ripartire da zero e bisogna mettere a disposizione le mie esperienze maturate in questi anni in regione a disposizione di questa comunità. Il mio slogan è: la mia candidatura è un atto d'amore nei confronti di questa comunità. Dimostreremo con coraggio, competenze e forza che Scanzano non è come ce l'hanno disegnata, che Scanzano ha potenzialità che possono superare le cittadine limitrofe. Scanzano non ha più bisogno di rancori e di cose negative. Noi rilanceremo questa comunità ripartendo da zero: legalità, infrastrutture, turismo, agricoltura. Tutto quello di cui questa comunità ha bisogno per decollare. La nostra squadra è una squadra che nasce un anno e mezzo fa e che oggi viene completata con donne e uomini libere che hanno accettato la candidatura perché hanno accettato un impegno per 5 anni in questa comunità. Questa comunità non ha più bisogno di cattiverie e cose negative, ma ha bisogno di programmi che siano programmi ovviamente che si possano realizzare, non castelli di sabbia, programmi che si possano realizzare perché questa comunità ha bisogno realmente di decollare. Noi ripartiremo da zero. Punti da approfondire sono tanti, perché quando si riparte da zero si riparte da tutti i punti programmatici. Ovviamente il punto più importante è il turismo, il punto più importante è l'approvazione del piano d'ambito che è il futuro di una comunità, il punto più importante è l'agricoltura, cioè tutti sono punti importanti quando una comunità è nel baratro così totale.